Ma il tempo, dopo la tregua, inizia la conta dei danni. Secondo la regione Veneto è stato peggio del 1966. La quiete dopo la tempesta, in corso la conta dei danni e i primi interventi nei paesi carnici colpiti dal maltempo. Incendio alla Santa Rosa di Villanova di Prata, indagano i carabinieri dopo il terzo rogo consecutivo. Furto in una scuola a San Michele al Tagliamento, i carabinieri scoprono e arrestano due minorenni. Emittente televisiva, i titoli, quelli più importanti, quelli principali li avete appena ascoltati, sicuramente ampio capitolo ancora oggi dedicato al maltempo con l'allerta, quella da bollino rosso che sembra essere terminata, ma sono previste nuove precipitazioni per la giornata di domani, quelle che tra altre cose mettono in apprensione i vari sindaci delle comunità che sono state colpite da questa ondata di maltempo. È prevista appunto per domani l'allerta gialla, si teme appunto per dissesti idrogeografici, dissesti appunto sicuramente nuovi, insomma nel segno della continuità con il passato. La Carnia sicuramente è stata la zona che è stata colpita con maggiore violenza, sono cominciate proprio oggi le operazioni di bonifica, ma ci vorrà sicuramente del tempo, ma soprattutto milioni di euro. Sicuramente parleremo poi di agricoltura messa in difficoltà, del rebus delle scuole aperte e chiuse. Abbiamo sentito insomma il prefetto che ha difeso il proprio operato e dice insomma i sindaci devono fra virgolette obbedire a delle disposizioni, piaccia o non piaccia, insomma questa è ovviamente la via per uscire dalle emergenze. Incendio alla Santa Rosa ancora in primo piano, il terzo episodio in 4 mesi, la comunità ormai disperata. Parleremo ancora di emergenza che riguarda uso e vendita di sostanze stupefacenti, parleremo ancora di microcriminalità sempre presente sul territorio. Andiamo innanzitutto con la domanda che abbiamo posto in edizione precedente: flat tax per chi dà ripetizioni e terra gratis per chi fa dei figli, sei d'accordo? Sì, il 53% di voi, no invece il restante 47%. Capitolo invece immigrazione, oggi è arrivata l'ennesima stretta del ministro Matteo Salvini che è lusingato per i risultati fin qui ottenuti, dice beh abbiamo adesso eliminato il problema degli arrivi, infatti non sentiamo più questa emergenza, adesso mi dedico ai rimpatri. La domanda, migranti, il piano di Salvini, rimpatrierò 2700 irregolari, fa bene secondo voi? Il ministro dell'interno Matteo Salvini, dopo aver arginato il problema degli arrivi, ora lavora alle espulsioni, stanziati 12 milioni di euro per rispedire gli irregolari in Bangladesh, Pakistan, Nigeria e Costa d'Avorio. Si prevede appunto quindi partenze per 2700 irregolari, secondo voi quindi il ministro fa bene a questo punto a rispedire 2700 irregolari nei loro rispettivi paesi, quindi Bangladesh, Pakistan, Nigeria e Costa d'Avorio? SMS, WhatsApp, email, streaming, Facebook ed Instagram, i nostri canali social, fatecelo sapere, ovviamente daremo i risultati poi nella prossima edizione del telegiornale. Telegiornale che si apre quindi, come vi dicevo, all'insegna del maltempo, dopo la tregua inizia la conta dei danni, secondo la regione Veneto è stato peggio del 1966, il primo servizio. Peggio del 1966 ed ora in tutto il territorio è iniziata la conta dei danni stimata in circa 1 miliardo di euro. Il peggio è stato evitato grazie all'uso sapiente delle casse di laminazione naturali e artificiali in Trentino, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Oggi il governatore Luca Zaia ha sorvolato con l'elicottero Drago 81 dei Vigili del Fuoco le zone disastrate del Bellunese, l'area più colpita. Il mezzo ha risalito la zona dell'abitato di Sospirolo e il corso del fiume Cordevole per poi sorvolare le zone di Agordo, Cencenighe, Alleghe, Caprile ed atterrare a Rocca Pietore dove c'è stato l'incontro con il sindaco per una visita della zona. Ripreso il volo si è ispezionato fino a Malgaciapella per poi far rientro e sorvolare la zona del Feltrino. L'unità di crisi attivata dalla regione per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dal maltempo di questi giorni ha elaborato una serie di tabelle di confronto tra l'evento del 27, 28 e 29 ottobre 2018 e quelli più rilevanti
sempre della durata di 3 giorni, che si sono succeduti negli anni. La statistica è chiara: l'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto in questi giorni è stata quantomeno a livello di quelle devastanti che l'hanno preceduta, con punte massime di accumuli d'acqua al suolo superiori anche al terribile 1966. In questo evento la montagna è stata la più colpita, tanto che la stazione di rilevamento di Soffranco nel Bellunese, con 667,4 mm d'acqua caduti per metro quadro, ha superato il Cansiglio, dove nel 66 ne furono registrati 608. Con 572,2 Sappada ha superato Seren del Grappa, dove nel 66 i millimetri caduti furono 571, senza contare che in questi 3 giorni del 2018 la stazione di Col de Pra, in comune di Taibon a Gordino, alle ore 21 del 29 ottobre ha rilevato 610 mm prima di cessare di funzionare, travolta da una tromba d'aria. Maltempo nella destra Tagliamento, la Valcellina continua ad essere isolata, gravi i danni e le ripercussioni non soltanto a Barcis ma anche a Cimolai, Saclaut, Erto e Casso. Ma l'allerta meteo è terminata almeno per il momento. Le parole del prefetto di Pordenone e dell'assessore Loperfido, il quale poi ha analizzato la questione che riguarda Pordenone. Abbiamo appena fatto un altro punto di situazione, diciamo che la situazione è nettamente migliorata e l'allagamento che c'è a Pordenone è a mezza Pordenone praticamente è in graduale lento assorbimento. Anche le famiglie, le 50 famiglie che erano state interessate dall'allagamento nei giorni scorsi, per loro l'emergenza è completamente cessata, nel senso che possono tranquillamente uscire dalle loro abitazioni e quindi la situazione è sotto controllo. La situazione, il livello dei fiumi è in graduale lento abbassamento, quindi la situazione è sotto controllo, i fiumi continuano ad essere costantemente monitorati. Anche per quanto riguarda la viabilità non ci sono stati problemi con l'apertura delle scuole, il traffico era abbastanza scorrevole, c'è stata qualche criticità stamattina. Intorno alle 7:30-8, comunque con l'intervento della polizia locale e la polizia stradale sono state risolte tutte le criticità dovute soprattutto al fatto che, come al solito, curiosi si fermavano a fare le solite fotografie, i soliti selfie eccetera, e quindi rallentavano e creavano qualche coda. Per il resto la sala operativa della protezione civile di Palmanova, con cui abbiamo fatto un altro collegamento anche oggi, ci ha confermato che la situazione è in netto miglioramento su tutto il pordenonese e è previsto un'altra perturbazione nella giornata di domani e nel pomeriggio di venerdì. Tuttavia le piogge non influiranno sul livello dei fiumi, quindi l'emergenza sarà, lo stato di allerta sarà giallo e quindi l'attività riprende normalmente. Come dichiarato dal prefetto, l'emergenza è conclusa e sono stati giorni molto impegnativi. Se pensate che in questi giorni sono state 330 ore di ore lavorate da parte dei volontari, sono stati consegnati più di 500 sacchi di sabbia, sono stati fatti interventi presso 40 famiglie. Contemporaneamente gli stessi volontari sono stati operativi per rimuovere 10 alberi che erano crollati sugli assi viari della città di Pordenone. Questo a testimonianza del fatto che questi 3 giorni sono stati molto impegnativi. È stato un fronte alluvionale molto impattante, magari anche breve, però che ha lasciato un segno sulla città. Un'oretta fa c'è stato un segnale fondamentale. Abbiamo riaperto il passaggio pedonale sul fiume Noncello, sono stati tolte le paratie centrali lungo il ponte di Adamedeva, e quindi la zona può essere, dal punto di vista pedonale, frequentata da parte dei passanti. C'è stata una fretta che psicologicamente fa capire come era proprio ben vista questa riapertura.
Adesso l'emergenza è terminata, i nostri volontari sono comunque sul territorio a cercare di riportare un po' il ripristino delle situazioni. Sono sempre in allerta gialla, quindi vuol dire che sono comunque allertati. Saremo presenti presso i presidi idraulici in Valle Noncello. Comunque confidiamo che ci possa essere un buon ponte di ogni santi per i nostri concittadini. Dovessero cambiare i dati, siamo comunque nuovamente presenti. Queste dunque le dichiarazioni del prefetto e dell'assessore del comune di Pordenone, Emanuele Loperfido. La quiete dopo la tempesta, in corso la conta dei danni, i primi interventi nei paesi della Carnia, colpiti dal maltempo. La quiete dopo la tempesta è iniziata grazie alla pausa imposta dal meteo, la conta reale dei danni provocati nelle ultime 48 ore in Carnia. Un vero e proprio bollettino di guerra, con strade distrutte e in certi casi cancellate dalla furia delle acque, case scoperchiate, immobili pubblici gravemente danneggiati, smottamenti e frane. Non esiste un punto tra Sappada e Tolmezzo risparmiato dal maltempo. Si parla di decine di milioni di euro, ma questo non ha frenato per nulla la macchina dei soccorsi, con tutti gli uomini e mezzi al lavoro sin dall'inizio dell'emergenza. Dove la strada o ponti sono stati spazzati via, in corso la posa di ponti provvisori, guadi che attraversano i corsi d'acqua o addirittura vie di comunicazione ex nove. Questo per la professionalità e la preparazione delle varie squadre di protezione civile e vigili del fuoco, presenti a centinaia nella zona critica. Da domani, secondo le previsioni, torna il brutto, anche se con minore intensità rispetto al precedente, ma pericoloso per un territorio messo in ginocchio. Allora, ci colleghiamo adesso con gli amici dell'Osmer ARPA del Friuli Venezia Giulia, vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni. Livio Stefanutto, prego. Buonasera a tutti, oggi finalmente è una giornata di pausa, senza piogge, il cielo è rimasto quasi ovunque sereno, poco nuvoloso, soltanto in montagna c'è stata un po' più di nuvolosità. Temperature massime oggi in pianura attorno ai 19-20 gradi, qualcosina di meno sul Pordenonese. Domani abbiamo una giornata di nuovo con un peggioramento, c'è un fronte di nuovo che ci arriva dall'Africa direttamente, di nuovo quindi con correnti da sud, umide, quindi già al mattino probabilmente avremo cielo coperto, forse soltanto ancora qualche schiarita in montagna nelle primissime ore del mattino, e le prime deboli piogge già in mattinata a partire dalle zone più occidentali della nostra regione, quindi in genere moderate appunto nel Pordenonese, forse un po' più localmente abbondanti sulle Alpi Prealpi Carniche, deboli invece intermittenti sulla fascia orientale, a Trieste potrebbe anche non piovere le prime ore della mattina. Poi nel corso della mattinata il fronte si porta progressivamente anche verso est, quindi nel pomeriggio piogge diffuse, in genere abbondanti e intense su tutta la regione e anche temporalesche, quindi pioverà bene. Forse naturalmente come sempre un po' più intense sulla fascia prealpina. Sulla costa soffrirà al mattino un po' di vento da est o addirittura da nord-est, seppur debole e moderato, che poi girerà a scirocco nel corso del pomeriggio, scirocco che potrebbe a tratti entrare anche in pianura, comunque si tratta comunque di scirocco moderato. Temperature massime domani in pianura attorno ai 17 gradi, sulla costa attorno ai 19-20 gradi. Venerdì mattina probabilmente una pausa, quindi cielo in genere nuvoloso, senza piogge, poi dal pomeriggio probabilmente l'arrivo di un altro fronte che porterà di nuovo delle piogge, seppur in genere moderate o soltanto localmente abbondanti sulla fascia prealpina, come sempre. Temperature massime venerdì attorno ai 20 gradi. Domani è festa, ci risentiamo tra un po' di giorni. Buona serata. Grazie come sempre a Livio Stefanutto, gli amici dell'Osmer ARPA del Friuli Venezia Giulia. Parlavamo ieri di danni all'agricoltura, ne parlavamo con il direttore della CIA del Friuli Occidentale, ma c'è un agricoltore nel vicino Veneto che sicuramente ha subito danni ingenti. Andiamo quindi in Veneto. Sì, è così Alberto, siamo in compagnia di Matteo Bortolussi, che è insomma un agricoltore della zona del Porto Guarese. Ben trovato ovviamente Matteo Bortolussi, perché lei che ha un'azienda agricola, purtroppo insomma il maltempo si è fatto sentire con forza anche con alcuni danni. Abbiamo anche qualche immagine, a farla da padrona purtroppo è stato il vento. Ah beh, il vento ha sicuramente recato dei danni importanti nel nostro territorio. Ci siamo salvati diciamo dalla parte dell'acqua, perché comunque i nostri canali
hanno funzionato bene, l'acqua è defluita e grossi problemi non li abbiamo avuti. Questa è la sua azienda? Sì, questa è la mia azienda che ha subito appunto questi danni. Però io suppongo che ci siano anche altri danni così. Sarebbe bene che i comuni facessero un po' da una ricognizione generale per poi dare i dati di eventuali danni alla regione, perché comunque ieri il presidente Zaia in un'intervista diceva appunto che il Veneto di solito si arrangia e non fa neanche la segnalazione, quindi anche per danni magari meno importanti sarebbe importantissimo segnalarli per capire appunto se abbiamo diritto o meno ad un rimborso o un riconoscimento da parte della calamità naturale. Insomma. Qui vediamo la sua azienda agricola, in particolar modo le coperture che sono state completamente sradicate dal vento, se non ero nella giornata di lunedì. Sì, non ieri, l'altro ieri notte in pratica, quindi domenica su lunedì. Mm. Purtroppo c'è stato appunto questo vento forte e una parte delle serre hanno retto, quelle più scoperte diciamo dal vento, che il vento batteva di più, hanno subito questi danni. Danni che ammontano più o meno? Almeno 5-6 mila euro, insomma, arrangiandosi e facendo lavori in economia in casa, insomma. Certo, tra l'altro, mentre lei prima citava notizie proprio di oggi, che insomma anche per gli agricoltori, chi colpito dal maltempo a Veppa ha cominciato, no, anche a così ricevere le prime segnalazioni. Come può farlo lei, lo possono fare tanti altri suoi colleghi. Sì, sicuramente Veppa farà il suo lavoro, però l'importante è che siano i comuni a fare questo lavoro, perché sono più vicini al cittadino. Un conto è mandare la segnalazione a Venezia, magari in un ente grande che ha anche difficoltà. Un conto è in un piccolo comune come Cinto, Gruaro, Teglio, eccetera, che può fare una ricognizione più veloce, mandando magari fuori il geometra comunale o il vigile, o insomma qualcuno che possa prendere i dati, o gli stessi agricoltori possono fare le foto e portarle poi in comune. Quindi, lei ha sentito altri colleghi che hanno avuto problemi di questo ma tipo? Ma io sinceramente sono stato un po' preoccupato per i miei problemi, quindi ho cercato di capire come affrontare il discorso, ma sicuramente altre problematiche del genere in giro ci sono. Qua forse poche, perché ci sono poche serre e quindi danni così non ci sono, però passando anche verso Sastino ci sono delle vigne dove sono caduti dei grossi alberi, quindi insomma. Beh, sulla Triestina è caduto anche un platano, esatto. Quindi voglio dire, più di uno. In bocca al lupo a Matteo Bortolussi, e ovviamente speriamo che siano sempre meno i danni alle attività agricole, ma purtroppo abbiamo visto anche dal servizio, Alberto, che la situazione è difficile in gran parte del territorio funestato da questo episodio di maltempo. Grazie di nuovo, Lina, che può tornare a Pordenone. Grazie come sempre ad Alessio e all'amico Bortolussi, ci risentiremo nei prossimi collegamenti, nei prossimi giorni. Abbiamo parlato proprio dell'emergenza, emergenza maltempo che ha riguardato anche le scuole, questa discussa chiusura delle scuole, l'ordine perentorio del prefetto che insomma dice assolutamente bisogna rispettare. Che bene appunto anche ne vogliano i sindaci che magari hanno stati dissidenti. Oggi siamo tornati sull'argomento, abbiamo incontrato il prefetto Maiorino che ci ha detto un atto dovuto proprio alla chiusura dei plessi scolastici. Prefetto, parlava di scuole prima, con il senno del poi e soprattutto a voce ferme le ha dato ragione il provvedimento attuato nonostante qualche sindaco abbia protestato. Senta, io l'ho detto l'altro giorno, non voglio entrare in polemica, dico che l'emergenza era tale lunedì e martedì, per cui l'ordinanza prefettizia era indispensabile, era obbligatoria, era necessaria per assicurare l'incolumità dei ragazzi, dei privati, l'incolumità privata e pubblica. Come vede, nel momento in cui i presupposti sono venuti meno, perché le condizioni meteorologiche erano in netto miglioramento, nel momento in cui il livello di guardia dei fiumi si è abbassato notevolmente, nel momento in cui le condizioni, il vento non soffiava più alla velocità di 120-130 km, era ovvio che l'ordinanza prefettizia, una nuova ordinanza prefettizia fosse emanata, e ovviamente ho dovuto tener conto anche della situazione a livello locale, per cui giustamente e doverosamente ho rimesso ai sindaci la possibilità di valutare, a seconda delle criticità riscontrate sul proprio territorio, la possibilità di valutare se tenere aperte, chiuse ancora le scuole o aprirle.
Al momento confermo che solo il sindaco di Clout ha emesso un'ordinanza per cui ha chiuso le scuole anche oggi. Degli altri sindaci della zona maggiormente colpita non ho avuto notizia di ordinanze emesse. Queste dunque le dichiarazioni del prefetto che ha voluto insomma rispondere alle polemiche che erano nate nei giorni scorsi. Io insomma giustamente condivido quanto ho fatto, anche perché giustamente magari crolla il tetto di una scuola, come purtroppo anche è successo. Chi ne risponde dopo se non c'è appunto un'ordinanza specifica? E di ordinanze se ne intende, lui è Dorino Favotti, il sindaco di Prato, vedete, è vestito appunto ancora da lavoro, no? È un lavoro nobile, quello appunto da volontario della protezione civile, lei proprio nel suo territorio si occupa anche appunto di coordinare il gruppo dei volontari. Prata è stato sindaco uno dei comuni più colpiti, avete fatto le ordinanze di chiusura, dello sgombero anche delle abitazioni, com'è la situazione adesso? Intanto buonasera a tutti i telespettatori, buonasera direttore. La situazione è sotto controllo, abbiamo trascorso tre nottate di grande impegno, sia dal punto di vista dei volontari della protezione civile, che sono stati sempre disponibili e attivi in tutte le situazioni, e anche da parte dei dipendenti comunali, che sia per la parte tecnica che della Polizia Municipale hanno fatto un gran lavoro. Per quanto riguarda le ordinanze di sgombero o evacuazione, che dir si voglia, sono quelle ordinanze che dobbiamo fare, ahimè, ogni volta che succedono queste situazioni così di difficoltà e di criticità meteorologica e quindi idrogeologica, tali per cui ci sono delle abitazioni che sono state costruite ai tempi che furono in zona esattamente golenale. Il che significa che si trovano proprio al di là dell'argine, quindi voi capite benissimo che alzandosi il livello del fiume queste case, ahimè, vanno sotto acqua. E riconosce queste immagini? Eh sì, qua siamo al Pondefero e quindi abbiamo dovuto chiudere non tanto per il ponte, ecco, voglio subito chiarire questa cosa, non tanto perché il ponte era a rischio, ma perché la strada che poi arriva a Visinale, quindi ci troviamo già in territorio di Pasiano, va sempre sotto acqua una volta che tende ad alzare il livello, come in questo caso del fiume Meduna. Quindi la situazione per quanto ci riguarda è sotto controllo, abbiamo tutta una serie di impianti fissi idrovori che hanno funzionato in maniera perfetta, devo dire. E sono le immagini che abbiamo girato ieri, adesso sì, la situazione sì, è nettamente sì, migliorata. La immagino. Situazione è migliorata, anche se bisogna sottolineare un fatto che nel giro di queste 24 ore il livello si è calato, ma pochino rispetto a quello che è stato, diciamo, l'incremento durante i due picchi, diciamo così, di piena. Questo credo che sia dovuto al fatto che ci sia ancora scarico a monte, quindi parliamo soprattutto della diga di Ravedis, tale per cui se dovessero avverarsi quelle diciamo così, previsioni meteorologiche di forti piogge per domani, sia a montagna, a monte che a valle, significa che ci si prepara ad avere i bacini, diciamo, svuotati per un accompagnamento migliore di quello che sarà il deflusso dell'acqua. Poi sindaco, anche una situazione abbastanza analoga, se non più difficile, quella che riguarda anche il comune di Pasiano, anche certo, lì appunto certo, so che certo. Vi tenete in contatto, perché insomma sì. Siete due sindaci molto impegnati ovviamente sulla salvaguardia e tutela del territorio. Tra altre cose ho sentito personalmente il suo collega Piccinini, il quale ha voluto ringraziare tutti i volontari della protezione civile che hanno operato H24, un applauso. Beh, veramente. Assolutamente mi associo a questo ringraziamento sia ai volontari che sono sempre, sempre molto molto disponibili, molto attivi, ma anche aggiungerei i dipendenti comunali che poi tra l'altro in alcune situazioni sono riusciti a coordinarsi molto bene con Palmanova, quindi con la protezione civile regionale. Certo, un'ultima battuta invece, terzo incendio che riguarda la Santa Rosa in quattro mesi, poi avremo anche un servizio. Cosa ci può dire di questa situazione? Soprattutto c'è una preoccupazione in paese, al di là delle indagini che poi faranno il loro certo, corso, ma c'è una preoccupazione in paese per le esalazioni, per i fumi, che ogni qualvolta brucia un qualcosa. Assolutamente sì, innanzitutto oserei dire curioso che nel giro di tre mesi ci siano stati tre incendi.
Detto questo, lasciando perdere l'aspetto, diciamo così, dell'incendio in sé per sé, e anche qua bisogna fare un plauso ai vigili del fuoco, perché in tutte e tre le situazioni hanno fatto, oserei dire, dei miracoli. Nell'ultimo incendio, quello appunto di ieri sera, sono riusciti a domarlo, insomma, in tempi abbastanza brevi, e per cui hanno fatto un grande lavoro. Sui fumi è chiaro che tutti coloro che abitano nelle vicinanze, perché ricordiamo che questo insediamento produttivo è stato installato in una situazione particolare, dove poi sono sorte tutto attorno queste residenze, queste abitazioni, no? Per cui mi sono sentito dire più volte, addirittura quelli più vicini al capannone, che erano preoccupati, soprattutto la volta scorsa, che arrivassero queste lingue di fuoco, che insomma non erano poi così piacevoli da vedersi. E poi il problema, che questo vale un po' per tutto il territorio e non solo il nostro, di questi fumi, quindi le esalazioni che potrebbero creare dei seri problemi alla salute. E speriamo, insomma, che chi di dovere faccia chiarezza al più presto. Io ho molta fiducia nelle istituzioni e negli investigatori con i quali ci siamo sentiti anche nel pomeriggio di oggi. Ci hanno assicurato, io ho sentito anche il comandante provinciale dei carabinieri Paganuzzi, mi ha detto appunto siamo a un buon punto, stiamo procedendo. Io quindi mi auguro veramente che chi, magari, se c'è una responsabilità, il responsabile appunto venga punito ed individuato, sì, se c'è un responsabile in tutto questo. Grazie veramente al sindaco di Prata, Dorino Favotto, ci vedremo prossimamente anche con lui. Torniamo a parlare di maltempo. Per tutta la notte il Piave è stato presidiato da forze dell'ordine e protezione civile, come si diceva appunto, tra altre cose, per quanto riguarda il territorio provinciale con il sindaco Favotto. Il mare ha ricevuto il livello, appunto il mare che ha ricevuto appunto il livello poi è sceso, aree golenali evacuate, non mancano le case sommerse. Il servizio. Una notte insonne, il livello del fiume è presidiato e poi il sospiro di sollievo. Lungo i comuni bagnati dal corso del fiume Piave, quelle appena trascorse sono state ore di forte apprensione dopo l'allagamento di aree golenali, evacuazione di case e aree andate in forte difficoltà. Il mare alla fine ha ricevuto e il livello del fiume sacro alla patria si è abbassato. Questa mattina il comune di San Donà informava di come il Piave fosse a 2 metri e quindi non ci fossero più situazioni critiche. Ieri a 90 sono state evacuate famiglie, ma non solo, vista l'ordinanza che ha riguardato l'outlet con lo sgombero di circa 3.000 persone. Poi è toccato ad Eraclea, dove anche qui alcune famiglie in località Revedoli sono state fatte uscire dalle rispettive abitazioni per sicurezza. Ma il maltempo, dopo la bella giornata di sole odierna, tornerà a farsi sentire. Gli esperti per domani informano come siano previste precipitazioni, specie sull'arco alpino e sulla pedemontana, con vento di scirocco caldo. La situazione, per forza di cose, dovrà essere nuovamente monitorata. Ma il tempo anche a Venezia. Ci trasferiamo nuovamente in Veneto con Alessio Conforti, col suo ospite. Sì, Alberto, hai detto bene, abbiamo Daniele Minotto dell'Associazione Veneziana Albergatori, perché di fatto quest'ultima ondata ha creato non pochi disagi ad esercenti, albergatori, turisti, residenti. Insomma, il 75% della città è completamente sommersa, si è raggiunto 1,56 m, siamo nelle prime 4 maree più importanti della storia. Daniele Minotto, quali conseguenze per quanto concerne le attività alberghiere? Beh, per noi è stato un danno duplice, nel senso che ce n'è uno dal punto di vista di fatturato, perché abbiamo avuto un numero di disdetti importanti che ammonta circa il 30% degli ospiti che erano previsti, e si sta protraendo anche al periodo di dicembre. Quindi auspichiamo una campagna di informazione che si faccia capire in modo chiaro anche a livello internazionale che si tratta di un evento momentaneo, non è una situazione permanente, altrimenti ci saranno dei svuoti oggettivamente molto pesanti. Poi ovviamente c'è tutta la parte dei danni, perché ovviamente tutte le parti che sono state coinvolte dall'allagamento sono state danneggiate, che possono essere pareti, possono essere frigoriferi, da tutta la parte dei ristoranti, e tutto quello che poi è necessario anche per risanificare, perché ricordiamo che non è acqua di sorgente quella che è entrata all'interno delle strutture, comprese il caso, negozi e dei cittadini, e quindi è necessario per forza tutta un'operazione di pulizia e di riorganizzazione, ma soprattutto di chiarire a quelli che sono gli ospiti che non c'è nessun pericolo, non c'è rischio di morire affogati a Venezia perché c'è l'acqua alta,
C'è un disagio, questo è indiscutibile, che però è anche una delle caratteristiche della città. Così incombente non avremmo pensato di trovarlo. Quello assolutamente, sì. 30% è una cifra importante, no? Parlando di disdette. Stiamo parlando di numeri molto molto pesanti, perché già è stata una stagione non positivissima, perché noi abbiamo già registrato una media di un 13% di calo durante l'anno. C'era una discreta ripresa nella parte finale e ovviamente già questo weekend lungo, che non è solo per festività a livello nazionale ma a livello anche internazionale, farà sì che ci sia un danno che purtroppo andrà a acuire questo 13, che temiamo che supererà notevolmente questa percentuale alla fine della conta dell'anno. Assolutamente, tra l'altro poi c'è il periodo che porta verso l'inverno, di fatto possono essere anche fenomeni normali questi per una città come Venezia, in attesa di trovare una soluzione definitiva all'alta marea, ma è chiaro che gli esercenti devono da un certo punto di vista così anche cercare di prevenire il più possibile anche a fronte delle informazioni che arrivano, però quando la portata è così importante è difficile. È decisamente stata eccezionale, anche le strutture più recenti come quella anche della nostra vicepresidente è stata fatta pochi anni fa e aveva previsto una tutela intorno a questa dimensione, cioè oltre 1,5 metri, e quindi si parla anche di dubbi forse sull'esatta altezza, cioè che ha raggiunto l'acqua, e quindi ha invaso anche quelle strutture che erano state calcolate proprio per coprire fino ai 154-155 centimetri e aveva 6 centimetri di acqua all'interno della sua azienda. Quindi siamo veramente a numeri eccezionali, la speranza è che il MOSE, se davvero come dovrebbe essere, che funziona, che venga ultimato, perché davvero anche venga ultimato serve. Soprattutto assolutamente sì, anche perché i danni che si registrano in città sono sicuramente le aziende, ma come abbiamo visto anche la Basilica, il problema di questa invasione all'acqua fa dei danni anche a monumenti, è una città che è totalmente monumentale, certo. Ovviamente si vanno a diffondere su tutta una serie di problematiche che portano a dei costi che sono veramente impressionanti. Infatti le stime riusciremo ad averle penso nei prossimi giorni. Zaia parlava di 1 miliardo in totale, ma insomma. Un miliardo in totale in questo momento per definire uno stato di crisi. Quello credo sicuramente una miliardata, sì. Però insomma. Noi vedremo, perché quanto ammonta sia di danni fisici delle strutture, danni che sono stati dati dal lavoro, di quello che è la cosa principale per quanto riguarda le aziende. Beh. E quindi i danni temiamo che siano un pochino più importanti. Grazie a Daniele Minottolino che può tornare a Pordenone. Grazie a voi. Torniamo a parlare dell'incendio alla Santa Rosa di Prata, di Villanova di Prata. Indagano i carabinieri e si tratta del terzo rogo consecutivo in 4 mesi appena. Vigili del fuoco impegnati fino a tarda serata ieri a Villanova di Prata di Pordenone a seguito del terzo incendio che in pochi mesi ha riguardato la Santa Rosa. Attorno alle 19.30 in via Chiesa hanno operato senza sosta 40 pompieri provenienti da Pordenone, San Vito al Tagliamento, Maniago e Motta di Livenza. Il rogo ha interessato la parte dell'edificio che ospitava i cartoni per l'imballaggio e un macchinario per realizzare le confezioni. I danni, come i due episodi precedenti, quelli del 28 giugno e del 3 ottobre, sono ancora una volta importanti. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Sacile, ieri sul posto con il NORM e il sostituto procuratore a cui sono affidati 2 fascicoli aperti in procura per incendio doloso. Le indagini sono ancora in corso, ma si sospetta che la natura dell'incendio non sia accidentale. I vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme dopo un intenso lavoro. Il rogo è stato visto a distanza levarsi al cielo. I pompieri hanno operato con l'autobotte, 2 autoscale da Pordenone, 3 autobotti chilolitriche arrivate da Udine, Treviso e dalla città sulle rive del Noncello. Sul posto anche la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Pordenone. Ieri sera noi vi abbiamo dato in diretta la notizia relativa a questo incendio importante alla Santa Rosa di Villanova di Prata, notizie che sicuramente si sono diffuse in maniera molto importante, diciamo, attraverso i social network e soprattutto attraverso Facebook. Allora, capiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti cosa si può scatenare appunto attraverso proprio i social network quando si parla di emergenze.
Eh sì, i social network sono stati centrali, Alberto, in questa emergenza maltempo, questi nuovi mezzi di comunicazione serviti anche alle istituzioni per comunicare nella maniera, insomma, più veloce possibile con la cittadinanza. E la cittadinanza stessa che poi si affidava anche ai social network per avere, insomma, notizie dell'ultimo minuto, dell'ultimo secondo, tant'è che anche noi con la nostra pagina Facebook e con i nostri social siamo riusciti anche ad aggiornare la domenica piuttosto che lunedì e martedì nelle ultime ore quanto stava accadendo. Sabrina Ross, anche lei, insomma, se ne intende di questo argomento, ma cosa scatta, no? Anche da un punto di vista della curiosità e soprattutto anche della capacità di interagire in maniera così veloce grazie a questi nuovi mezzi di comunicazione che ormai sono diventati, possiamo dirlo, insostituibili. Assolutamente insostituibili i mezzi di comunicazione e di informazione di massa. Cosa scatta? Beh, innanzitutto quando ci sono cose così importanti, tragedie come quella del maltempo, perché è sfociata anche in tragedia con la perdita della vita di alcune persone, c'è sempre da parte di chi legge una sorta di voyeurismo che porta a cercare le notizie quasi con una morbosità e con un'ossessività. Devo dire che social network, la comunicazione attraverso il social network è sicuramente molto controversa, ma in queste circostanze, soprattutto in quella specifica che abbiamo citato del maltempo, è stata veramente efficace ed importante, perché è riuscita in tempi brevi a comunicare a un numero veramente importantissimo e numerosissimo di persone qual era la situazione e come farvi fronte. Del resto le persone stesse si potevano interfacciare, interagire con le autorità, con coloro che comunque postavano questi messaggi, queste notizie, per sapere eventualmente quali erano le zone dove si diffondeva in maniera più grave comunque il maltempo. Quindi devo dire che questa volta è stata gestita assolutamente da parte delle autorità, dalla prefettura, in maniera più che efficace. Ecco, questa è la modalità con cui dovremmo sempre approcciarsi a queste modalità interattive, a queste modalità digitali che ormai costituiscono la norma e non certo l'eccezione nel nostro modo di comunicare. Abbiamo parlato tante volte, tra l'altro, Sabrina Ross, no, dei social network in diversi contesti, certo, in taluni casi positivi, in taluni casi negativi. Però in questo caso possiamo dire che sono... L'utilità è stata indubbia, è stata assolutamente indubbia, perché la rapidità di accedere a determinate informazioni solamente questi mezzi di comunicazione digitali la consentano, e sappiamo benissimo che la rapidità di informazione diventa veramente prevenzione di catastrofi che in questi casi si possono verificare in tempi brevissimi. Quindi io devo dire un plauso alle autorità che li hanno utilizzati, alla modalità con cui sono state autorizzate. Poi naturalmente, ripeto, sono mezzi di comunicazione controverse, anche in questi casi ci possono essere episodi di sciacallaggio, di anche di fake estremo, news, di fake news, assolutamente. Abbiamo visto l'acqua che usciva dai rubinetti, certo, i ponti, certo. Qui, insomma. E questo è sempre una sorta di giano bifronte anche con queste modalità comunicativi, questi medium comunicativi, sicuramente. È importante, come in tutta quella che è l'informazione digitale, l'informazione del web in questa nostra nuova era digitale, saper discernere e scremare, ma questo sarebbe l'argomento di una nuova, di un'intera puntata, perché su come eventualmente difendersi e su come eventualmente educare all'utilizzo di questi mezzi di comunicazione assolutamente indispensabili. La faremo perché è sempre interessante. Grazie a Sabrina Ross. Grazie a voi per essere stata con noi. Lina, che può tornare a Pordenone. Andiamo col prossimo ospite, lui è Giuseppe Moras, vice sindaco del comune di Porcia. Ben ritrovato vice sindaco, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie direttore, buonasera a tutti. Apriamo un po' anche con lei la parentesi del maltempo, anche se per fortuna Porcia è stato non martoriato, per fortuna appunto, da questa ondata. Però delle criticità ci sono state. Sì, direi sì, ma poche, insomma, tutto sommato, in quanto abbiamo poca parte del territorio che è nella parte bassa, per cui una parte di via Rustighel, la parte di verso Rondovere e verso Tamai, che le cui strade sono anche state bloccate, e oggi a mezzogiorno era ancora sotto acqua via Vallunga e via Panegai, quindi un minimo, diciamo così, di disagio ha creato anche da noi.
però insomma tutto è bene ciò che finisce bene, insomma speriamo che domani l'allerta meteo rimanga appunto sì, nei ranghi, ecco. Come diceva prima il sindaco di Prata, c'è da vedere se le piogge saranno meno abbondanti, se certo. dovranno svuotare la diga di Ravedis, e quindi questo mantiene ancora un po' di tensione qua in queste zone sul fatto che ci possa essere l'acqua della diga che venga così fatta defluire se c'è il rischio di grosse perturbazioni. Senta, invece la settimana scorsa si parlava col suo collega di giunta, che tra altre cose si occupa di bilancio, di questo appunto bilancio partecipativo. Si sono, mi sembra, concluse le serate, gli incontri con la popolazione. Cosa è emerso? Allora, sì, abbiamo fatto 4 serate, l'ultima è finita ieri sera, a Rore Piccolo, direi grande partecipazione, perché vedere a queste assemblee una 60ina di persone è sicuramente positivo. La gente quindi sente il bisogno di avere, di dare delle idee rispetto a quello che è il programma che ogni amministrazione porta, che evidentemente sono argomenti quelli che principali di grosso respiro, la sistemazione delle scuole, la sistemazione del palazzo Remigi in piazza, per cui diciamo questi grossi temi li deve affrontare l'amministrazione. Poi ci sono tante piccole progetti, piccoli lavori che possono essere fatti, di cui una parte evidentemente li abbiamo in corpo e altri che la stessa popolazione dice ci piacerebbe. Non so se l'assessore Tallon ha citato, ma nella prima serata che abbiamo fatto a Sant'Antonio hanno partecipato 5-6 ragazzi, che sono ragazzi che giocano con lo skate, e hanno proposto uno skate park, quindi un luogo in cui poter giocare, divertirsi senza dover andare a Villanova piuttosto che in qualche altro comune più lontano. Unitamente poi ad altre proposte che sono saltate fuori, da un ampliamento dei parchi gioco, giochi specifici per i bambini, diciamo, con ogni tipo di problematica che possono avere. E quindi ecco, c'è stata, direi, sicuramente positive queste 4 serate. Ecco, ricordiamo, vice sindaco, che sul piatto ballano 100.000 euro, se sì. non sbaglio, no? Che andranno a premiare il progetto più impegnativo e più carino, no? Quello più funzionale per la comunità. Sì, quello che sarà più votato, perché ecco. sono 100.000 euro, non sarà solo un progetto, perché il valore massimo di un progetto è 70.000 euro, il valore più piccolo è di 2.000 euro. Uh-huh. Avremo in una serie di progetti. Esatto. Ecco. Il tempo per consegnare i progetti è data ultima il 15 di dicembre. In questi 15 giorni intanto abbiamo già raccolto dei nominativi, abbiamo già messo in contatto tra loro delle persone che hanno manifestato uno stesso progetto, e quindi che dialoghino per trovare o diciamo così migliorare il loro progetto, o comunque per così raccogliere ulteriori informazioni. E poi a gennaio la scelta dei progetti, e a febbraio il voto online, piuttosto che votare con il classico documento modulo cartaceo, e quindi poi un elenco di quelli che saranno i progetti, a partire da quello che è votato con maggior dal maggior numero di cittadini, fino poi ad esaurire questi 100.000 euro da esaurire nell'arco del 2019. Ci vedremo molto presto anche con il vice sindaco di Porcia, Giuseppe Moraschi. Io ringrazio e do l'appuntamento sicuramente alle prossime edizioni. Grazie per essere stato in nostra compagnia. E intanto la Fiera di Pordenone si prepara ad ospitare 3 manifestazioni in contemporanea nel weekend, attivando i 3 ingressi separatamente. Parte giovedì 1 novembre dalle 10 alle 19 all'ingresso nord Riso e Confetti, salone di matrimonio e delle cerimonie in programma fino a domenica 4 novembre, con oltre 90 espositori tra ristoranti, location, atelier, fotografi e orafi, una selezione dei migliori fornitori che possono rendere indimenticabile il giorno del matrimonio o le ricorrenze speciali. Venerdì 2 dalle 18 la birra artigianale e le gastronomie di eccellenza saranno le protagoniste di Pordenone Beer Show, aperto all'ingresso centrale nelle giornate 2, 3, 4 e 9, 10, 11 novembre. All'ingresso sud invece va in scena la bellezza con Estetica Show, oltre 90 espositori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, che presenteranno le ultime novità per il mondo del beauty, dell'hair, del make-up, del nails, del wellness. Tutti i giorni workshop e dimostrazioni nell'area demo. La manifestazione sarà aperta il 3
4 e 5 novembre, quindi appunto Fiera di Pordenone davvero all'avanguardia, che addirittura appunto ci propone tre manifestazioni appunto in giornate veramente ravvicinate, alcune appunto anche in contemporanea. Due escursionisti tratti in salvo a Moggio Udinese, il servizio. Una squadra di 5 tecnici delle stazioni di Forni e Voltri, del soccorso alpino e speleologico, si è mossa nel tardo pomeriggio di ieri in direzione del passo Monte Croce Carnico per andare a verificare le condizioni degli anziani gestori della locanda aperta all'ex valico di frontiera Italia-Austria. La collaborazione del soccorso alpino è stata richiesta dal sindaco di Paluzza. I due gestori risultano isolati da lunedì dalle comunicazioni, come gran parte dei residenti in Carnia, purtroppo in queste ore colpite dal maltempo e anche non raggiungibili con mezzi motorizzati a causa delle cattive condizioni della strada, che risulta percorribile soltanto fino alla casa cantoniera, essendo ingombra di piccole frane, smottamenti e sassi caduti. I 5 soccorritori hanno trascorso la notte al passo prima di valutare il da farsi. In queste ore, grazie al momentaneo stop del maltempo, in corso il recupero dei 2 anziani. Stalking nei confronti della convivente, 34enne di Fontanafredda denunciato, non potrà avvicinarsi o contattare direttamente la vittima. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone. L'uomo, durante l'anno di convivenza della coppia nel 2017, a causa del gioco d'azzardo, aveva più volte discusso e poi aggredito la donna con calci, pugni e addirittura offese verbali. La convivente, che si era trasferita poi in un altro comune, è stata perseguitata, secondo quanto poi ricostruito, dai carabinieri più volte dal 34enne, tanto da crearle uno stato di ansia e di paura, costringendola a cambiare le abitudini e gli stili di vita. La vittima è stata quindi si rivolta ai carabinieri, che hanno fatto partire le indagini. L'uomo non potrà ora avvicinarsi a meno di 1 chilometro dall'ex convivente, dai suoi colleghi di lavoro, e nemmeno creare contatti telefonici né con lei e neppure con i familiari. Furto in una scuola a San Michele al Tagliamento, i carabinieri scoprono e arrestano 2 minorenni. Il servizio. Due minorenni residenti nel porto gruarese sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Porto Gruaro con l'accusa di furto aggravato in concorso. I militari dell'arma sono riusciti ad individuarli domenica notte dopo l'allarme scattato all'istituto comprensivo Tito Livio di San Michele al Tagliamento. Giunti sul posto, i carabinieri hanno notato le finestre dell'edificio spalancate, oltre a del materiale informatico gettato a terra sul marciapiedi. Durante il sopralluogo, 2 sagome nell'oscurità sono state individuate. Scoperti, i 2 minori sono stati subito sottoposti a perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire all'interno di uno zainetto diverse chiavi di serrature relative a porte dell'istituto, oltre a parecchie monete, che si è poi appurato essere state asportate da alcuni distributori di bevande collocati all'interno della scuola. Entrambi, messi di fronte alle evidenze, hanno ammesso di essere gli autori del furto, accompagnando i militari nel luogo dove avevano abbandonato una scatola contenente altre chiavi relative alle porte. Parzialmente coperte da una maschera carnevalesca, poco dopo rinvenuta per immortalare l'impresa. I 2 sono stati condotti in una comunità per minorenni, così come disposto dal procuratore per i minori di Trieste. L'intera re furtiva completamente recuperata verrà invece restituita agli aventi diritto. Si è parlato sempre a proposito del maltempo che, diciamo così, le situazioni che si sono venute a creare in Friuli e anche nel vicino Veneto sono state addirittura peggiori del 66, del 1966. Gianni Rampogno, il cittadino, lei queste situazioni le ha vissute nel 66, una situazione analoga, peggiore, migliore, come la definiamo? Ma rispetto ai tempi trascorsi, quindi 40-50 anni fa, sono peggiorate, sono regredite le situazioni, perché dobbiamo attendere sempre le grandi piogge, le bombe d'acqua per mettere a posto qualche cosa o per dare l'impressione di mettere a posto qualche cosa, ma non si mette a posto niente e la Protezione Civile guarda ancora una volta l'acqua che si alza e guarda ancora una volta che allaga le abitazioni. Bisogna fare una seria politica idrica.
Sono stato nel Veneto giorni fa, tempo fa, sono stato nel Veneto e ho trovato dei monumenti agli ingegneri idraulici, perché avevano fatto e costruito le strade d'acqua, cioè per evitare le inondazioni, i tracimamenti eccetera di acqua, hanno costruito dei canali appositi. Ora ci troviamo di fronte, e parlo del comune di Pordenone, perché solo di quello sono un po' competente rispetto alla situazione, il Noncello. Il Noncello, a mio avviso, non può restare così, perché se arriva una bomba d'acqua porta via tutto, anche il ponte e i ponti, perché tutta la vegetazione che è nel fiume si spalanca e allaga e tutta la situazione. Non possiamo pensare che l'acqua venga, che di acqua ne venga poca, e lasciare le cose come sono. Gli argini vanno alzati, ma soprattutto i letti dei fiumi, dei torrenti, vanno dragati, vanno messi a norma. Il Noncello di via Riverasca non può rimanere così. Deve essere utilizzato dalla popolazione, dalla gente, dai cittadini. Non può essere lasciato esclusivamente agli animali, ai volatili, agli uccelli. Non possiamo vivere così. E così dicasi per il Meduna. Se in questa situazione di bomba d'acqua nel Meduna viene giù qualche cosa, è un'altra tragedia, viene giù i ponti della ferrovia, stradali, eccetera. Non possiamo pensare a queste cose così superficialmente. Debbono fare veramente una seria politica idrica che metta. Il lago di Barcis, bacino dell'Enel, io l'ho visto una volta vuoto, davanti alla diga c'è una montagna di detriti che ostruisce, e quindi se non si fanno le pulizie, le draghe, eccetera, se puoi alzare le sponde, le rive, finché vuoi, prima o poi tracima, prima o poi... E se poi pensiamo un racconto di vita, che dov'è l'attuale fiera di Pordenone, doveva venire la casa di riposo, Casa Serena. Immaginate voi quale cosa sarebbe accaduto. E quindi? Vecchio, alza la testa, e non solo l'argine, che il potere te la rompe. Questi cambiamenti bizzarri, caro Rampogna, bravo, bravo. Si è svolta questa mattina nella sede del Tribunale di Pordenone, si è svolto il saluto della dottoressa Marino, già presidente di sezione penale, che dopo 5 anni è stata trasferita nel Tribunale di Venezia. Presenti diverse cariche istituzionali, tra tutti il saluto del presidente del Tribunale di Pordenone, Lanfranco Tanaglia. Il servizio. Sono tornata a Pordenone per salutare colleghi e personale. Sono stati 5 anni intensi, impegnativi, ma sereni e felici. Auguro al mio successore di poter vivere un'esperienza altrettanto bella come quella che ho vissuto io. Negli anni che era qua a Pordenone, quali sono stati i momenti più significativi, sia positivi che negativi? Abbiamo celebrato un processo molto lungo, molto impegnativo, per un fallimento che ha impegnato molto il Tribunale e che ci ha coinvolto, perché è stato un fallimento che ha riguardato la città, e quindi ci siamo impegnati per cercare di fare del nostro meglio. E devo dire che oltre all'amicizia c'è sempre stata una stima e una grande considerazione della sua professionalità, che era, vedevo, condivisa da tutti i colleghi. E in questo confermo, anzi rafforzo, le parole di Franco. Da presidente di sezione è stata per me, nel breve periodo, purtroppo una collaborazione, un aiuto fondamentale. Quando ha
hai una presidente di sezione come Licia, ti dimentichi della sezione, nel senso che lei veramente anticipava i problemi. Li anticipava perché era capace di cogliere il bisogno organizzativo sia della sezione sia, non dimentichiamoci, dell'ufficio del giudice di pace. Il suo contributo nell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace penale è stato assolutamente prezioso, e i risultati dell'attività della dottoressa Verito e di tutti i colleghi del penale, come ha ricordato la presidente Rovere, fanno di questo tribunale un esempio di efficienza in tutti i settori. Nel civile miglioriamo anno per anno le performance, nel penale questo tribunale dove non si dichiarano prescrizioni praticamente, quindi si fa giustizia in tempo reale, si fa giustizia anche complessa, e la dottoressa Marino, come tutti voi sapete, qui ha gestito processi molto complessi in materie molto delicate, prima fra tutti i reati finanziari e fiscali. Tanti auguri appunto di buon lavoro per questo speciale incarico quindi alla dottoressa Marino da parte di tutto il gruppo di Tele Pordenone. Noi andiamo appunto con un avvocato, lui è Alessandro Darè, da una settimana circa coordinatore provinciale di progetto FVG. Congratulazioni innanzitutto, avvocato, per questa brillante nomina ricevuta. Pensate, progetto FVG, nato più per scommessa che per altro, si è presentato alle elezioni regionali, questa creatura dell'attuale assessore regionale Bini, che via via ha acquisito sempre più consensi, fino appunto a richiamare l'attenzione di diversi comuni, che adesso appunto, vedasi anche Cordenons in ultimo, hanno strizzato l'occhio, addirittura è nato proprio in loco un coordinamento con tanto appunto di rappresentanza in consiglio regionale. Da dove nasce tutto, avvocato? Beh, nasce dal risultato che lei ha citato, ottimo, alle elezioni regionali, addirittura oltre le nostre stesse aspettative, e poi da, diciamo, un'analisi anche politica del quadro politico regionale, quantomeno in questa fase, che evidentemente vede la crisi dei partiti maggiori dell'area moderata, sia del centrodestra che centrosinistra, quindi con uno spazio enorme che si apre, e in più anche dalla considerazione che in molti comuni della nostra regione c'è questo fenomeno delle liste civiche che hanno magari spesso necessità di essere messe tra virgolette in rete, o comunque di avere anche l'importanza di un partito dietro. Di qui una scelta forse anche un po' controcorrente in questo momento storico, ossia quella di trasformare la lista elettorale in partito politico vero e proprio. Il 7 di settembre siamo andati dal notaio, abbiamo costruito con uno statuto il partito che vuole essere assolutamente inclusivo e democratico, con organi quindi che verranno eletti nei vari congressi e nei tre livelli regionale, provinciali e comunali. Partiremo già a fine anno con il congresso regionale, e quindi pian piano abbiamo costruito una serie di organi provvisori, ovviamente che ci porteranno al congresso, per iniziare a lavorare sul territorio. Quindi da un organo regionale siamo scesi a quello provinciale, adesso l'idea è di costituire in larga parte dei comuni della destra di tagliamento dei coordinamenti comunali che iniziano a lavorare, e ovviamente in molti comuni si sta verificando questo fenomeno per cui diverse liste civiche vengono o assorbite, diciamo, o entrano in progetto FVG in pianta stabile, oppure si federano con noi. Noi siamo molto rispettosi anche dell'autonomia. Ci saranno comuni importanti su cui stiamo già lavorando, credo che nel giro di un mese finalizzeremo diversi comuni importanti, quindi in cui parallelamente alla costituzione dei gruppi comunali di lavoro anche consiglieri comunali piuttosto che assessori entreranno a far parte di progetto FVG. L'altra attenzione, abbiamo fatto ieri sera una prima riunione del coordinamento provinciale, è, diciamo, restare nel solco di quello che è stato progetto FVG, cioè di stare sempre sul pezzo dei contenuti. Lo siamo stati in campagna elettorale, lo siamo adesso in consiglio regionale, se vedete, insomma, siamo uno dei movimenti più attivi nelle proposte enti locali, sanità, piuttosto che economia e turismo con l'assessore, lo stesso vogliamo fare a livello locale. Abbiamo già istituito proprio ieri sera tre tavoli di lavoro che saranno aperti completamente anche alla cittadinanza per ragionare anche qui di lavoro, economia, sanità, piuttosto che istituzioni. Ripeto, l'idea è di creare un contenitore
aperto a tutta l'area moderata, diciamo, e alle liste civiche, inserendosi in questo caso. Poi quello che succederà a livello nazionale lo vedremo nei prossimi anni, ma intanto qui c'è uno spazio che è enorme, insomma. Anche perché ci sono degli appuntamenti importanti, delle scadenze importanti. Esatto, un altro filone di lavoro per il mio coordinamento evidentemente è quello del primo appuntamento elettorale amministrativo, che sarà nella primavera del 2019, con quasi 120 comuni del Friuli Venezia Giulia che vanno al voto, e di questi 15 nella provincia di Pordenone, tra cui comuni molto importanti, parliamo ad esempio di Porcia, che supera i 15.000 abitanti. Avevamo il vice sindaco qua proprio. Esatto, Cavasso, Prata, ce ne sono diversi, e ovviamente l'obiettivo di Progetto FVG è di presentare liste con simbolo proprio o aggregato o federato con le civiche in tutti i comuni che vanno a elezione, e perché no, potrebbe anche esserci qualche sindaco, non lo so, lo vedremo. Ci vediamo sicuramente molto presto, questo sicuramente è fuori di ogni dubbio, con l'avvocato Alessandro Darè, neo appunto coordinatore provinciale per la destra tagliamento di Progetto FVG. Grazie ancora avvocato. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Si parlava appunto di questa creatura nata dall'attuale assessore regionale Bini, lo stesso Bini oggi ha analizzato i dati del turismo del Friuli Venezia Giulia relativi al 2018. È stata una stagione assolutamente positiva, dimostrano per l'ennesimo anno dei numeri in crescita. Noi abbiamo un obiettivo assolutamente importante da qui a fine anno. I 9 milioni di presenze, un record assoluto per la regione Friuli Venezia Giulia. È un dato però che va letto sotto una duplice veste: da una parte abbiamo gli stranieri che stanno aumentando la presenza nel nostro territorio, dall'altra parte abbiamo la presenza degli italiani che sta segnando un po' il passo. Questo dipende da una cosa che va assolutamente detta: la crisi economica non è ancora passata e questa si fa sentire sulle tasche degli italiani. Noi dobbiamo metterci in testa che, uno, i turisti sono assolutamente, si spostano con una facilità incredibile, spendono, ma vogliono servizi, vogliono qualità. Quindi se noi vogliamo davvero riuscire ad attrarre un numero importante di turisti nei nostri territori, dovremmo assecondare le necessità e le richieste degli stessi. Il piano ci impegnerà nelle prossime settimane, è un percorso già in parte cominciato, anche nei mesi scorsi, precedenti il mio arrivo. Continueremo in questi mesi. Sarà un dialogo ovviamente con le istituzioni, ma sarà un dialogo soprattutto con quelli che sono gli operatori del territorio. Sarà con loro che progetteremo questo futuro. Ci sono alcune dorsali importanti che noi vorremmo perseguire. Da un lato noi vorremmo innovare, aumentare la capacità di comunicare, di ingaggio, di interagire con il nostro turista. E quindi qui noi dovremo fare investimenti sia all'interno della nostra struttura sia sui sistemi territoriali in modo integrato anche fra montagna e mare. Dovremo essere in grado di lanciare con l'aiuto della regione una riqualificazione della capacità dei nostri hotel, della qualità dei nostri hotel, della nostra ricettività. Questi sono due degli aspetti importanti, dei due pilastri del nostro piano. Io vengo da una scuola in cui ho vissuto accanto a un grande imprenditore come Michele Ferrero. Ogni volta che la discussione portava verso temi di finanza astratta o di logistica o di marketing astratto, ci riportava sempre all'essenza del consumatore. Quindi il turista è sempre il punto di partenza e di arrivo. Quindi se noi vogliamo un turista che resti con noi più di 3,5 giorni, che è la media, dobbiamo coccolarlo di più, parlargli di più, dargli più occasioni per restare. Credo che l'obiettivo possa essere proprio questo per il Friuli Venezia Giulia: aumentare la durata media della vacanza per il turista che passa il proprio vacanza in Friuli Venezia Giulia. E fa discutere ancora la tratta ferroviaria Sacile-Gemona. A proposito appunto di mobilità e di turismo, assessore Roberto Ceraulo, già sindaco appunto di Sacile, cosa sta succedendo? Beh, qui in questo caso abbiamo una buona notizia, grazie a Dio, nel senso che dopo le tante polemiche che sono seguite alla riattivazione della linea, soprattutto per quanto riguarda la disciplina di passaggi a livello, insomma la situazione, pur presentando ancora qualche anomalia, ma pare che si stia stabilizzando, e si stia stabilizzando anche in tempi assolutamente ragionevoli ed accettabili. E nel caso specifico, per il nostro comune, avevamo avuto una questione, insomma, piuttosto pesante tra comune e RFI,
perché RFI nel riattivare la linea voleva chiudere diciamo, un passaggio a livello che era stato realizzato come alternativa ad altri passaggi a livello privati esistenti sulla linea ben più trafficata che la linea Venezia-Udine, e voleva chiuderlo riconsegnando ai proprietari le chiavi, senza tener conto non solo del fatto che questi volevano, come dire, volevano essere liberati da questa sorta di schiavitù in modo definitivo, ma anche che il Comune aveva nel frattempo fatto una strada pubblica. Bene, c'è stato un braccio di ferro all'epoca, per la verità, che grazie a Dio si è risolto. Il passaggio a livello è rimasto aperto, ancorché diciamo, veniva aperto da un casellante, cose che appartengono abbastanza al passato. È stato installato il meccanismo automatico, il passaggio a livello automatico, doveva entrare in esercizio nei mesi di giugno / luglio di quest'anno. C'è stato uno slittamento al 4 di novembre e da di questi giorni la conferma è ufficiale: il 4 di novembre queste sbarre, questo passaggio di livello sarà automatizzato. E questo vale a beneficio non solo delle persone che abitano naturalmente lì dentro, anche in termini di sicurezza, capisce un'emergenza, certo, o quant'altro, ma anche perché in questa strada, che si chiama appunto Via dello Sport, il Comune ha delle previsioni che prenderanno corpo nei prossimi mesi, perché un privato in questo caso sta sviluppando un progetto per la realizzazione di impianti sportivi di pubblica utilità, ancorché di iniziativa privata, convenzionati con il Comune, e sarà il primo germe di quello che noi chiamiamo il Parco dello Sport in questa grande area che sarà, oltre che attraversata dalla strada già realizzata che sarà asfaltata tra breve, questa Via dello Sport appunto, ma sarà raccordata anche con il secondo lotto della Gronda Est, che funge praticamente da circonvallazione est all'abitato di Sacile. Quindi una serie di progetti iniziati ancora tanti anni fa, naturalmente concepiti tanti anni fa, ma che adesso finalmente cominciano a prendere davvero corpo. E con molto piacere, insomma, vediamo che l'amministrazione sta continuando a lavorare nel segno appunto della continuità. Prima era sindaco, adesso assessore, ma vedo insomma che le maniche se le rimbocca sempre il nostro Roberto. Questo è il nostro Cerano. Dovere. Grazie veramente per essere stato in nostra compagnia. Ci Grazie vediamo la settimana prossima. Andiamo con un altro ospite, lui è Beppino Nosella, Open Sinistra FVG. Ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Maurizio, mi fai vedere in grande la domanda che abbiamo proposto oggi, così l'analizziamo anche con l'amico Beppino Nosella. Riguarda migranti, un tema del quale abbiamo discusso diverse volte. Migranti, il piano di Salvini, rimpatrierò 2700 irregolari. Ma qualcuno ci dice, ma non aveva detto che ne avrebbe rimpatriati 500.000, così facendo ci vorranno 90 anni. Purtroppo non è così facile rimpatriare gli immigrati clandestini che si trovano in Italia oggi. Stiamo vedendo che stanno tornando indietro anche gli immigrati che sono fuggiti in Francia, immigrati che sono fuggiti in Germania. I numeri sono 1.600 immigrati che sono stati restituiti all'Italia, che erano richiedenti asilo in Italia. Cosa si può fare? Logicamente la parte primaria è fare gli accordi internazionali con i vari stati per riaccogliere i propri cittadini. Ci sono alcune etnie che sono molto più difficili da poter riportare nelle proprie abitazioni, pertanto nelle proprie radici. Però questo è un percorso che comunque l'Italia deve fare con calma e investire su questo progetto. Dall'altra parte però l'Italia deve fare anche un'altra scelta, la scelta di dover trovare una sanatoria per sanare alcune situazioni. Perché 500.000 clandestini in Italia sono tutte persone che vivono gli espedienti, persone che vivono lavorando in nero, persone che vivono alla ghiaccio. Sono delle situazioni difficili che logicamente poi si tramutano con tutti gli episodi che abbiamo sentito nei telegiornali in questi ultimi anni, non solo in questi ultimi mesi. È importante fare una politica in cui l'inclusione che deve essere fatta da parte dei cittadini stranieri che sono nel territorio italiano sia un'inclusione che gli permetta di trovare una loro direzione, un loro lavoro e avere la possibilità di alimentare da una parte l'economia e di non alimentare la criminalità. Sono due fattori molto molto importanti. L'altra cosa, quella che dicevo prima, sono gli accordi internazionali. Come ho già detto più volte,
sono i governi di centrodestra che hanno lasciato scivolare gli accordi internazionali, perché ce n'era uno con la Tunisia che è decaduto dopo il governo di centrosinistra e è salito il governo di centrodestra. C'erano altri accordi che sono decaduti e non sono stati continuati. Queste cose purtroppo sono cose che bisogna seguire politicamente, con una politica internazionale. E non deve essere solo il ministro dell'interno che fa questa politica, deve essere il suo referato, il ministro degli esteri, che deve andare nei vari paesi a fare accordi internazionali. Noi siamo in tutto il mondo come italiani. Bene, possiamo andare in ogni paese a discutere, a fare dei progetti di rinclusione. Sono stati dei tentativi anche locali di fare dei progetti per andare alle persone che non avevano più fortuna qui in Italia a lavorare nei propri paesi di origine. E sono tutti progetti che sono falliti. Bisogna fare un progetto a livello nazionale. Ci sono delle associazioni che sono proprio per il ritorno in patria delle persone che non hanno avuto la fortuna di trovare fortuna in Europa. Bisogna saldare tutte queste cose qui per riuscire a fare un progetto definitivo in cui c'è la possibilità di ingresso e anche una possibilità di uscita. Grazie come sempre a Peppino Nosella, Open Sinistra FVG. Grazie. Affrontiamo anche in parte questo argomento con l'amico Alvaro Cardin di Vivo Pordenone, già sindaco di Pordenone. Si parla, Cardin, di rimpatri, il piano di Salvini, 2700 irregolari fuori quindi dall'Italia, che torneranno nei loro paesi. Questa è la via per ripulire l'Italia, secondo lei? O si sta facendo troppo poco o addirittura troppo? Io credo che si debba cercare, come sempre, una doppia via, non per il gusto della doppiezza, ma per il piacere e l'esigenza, diciamo così, di dare delle risposte che siano intelligenti per quanto possibile. Nella fattispecie, mi ricollego proprio a quello che diceva poco fa l'amico Nosella, ecco, io credo che questo tipo di situazioni vadano preparate nei paesi di provenienza di questi emigranti o migranti, qualsivoglia appunto, che sono venuti qui abusivamente. Quindi rispedirli d'accordo, però bisogna anche creare le condizioni affinché naturalmente nei paesi dove vengono appunto restituiti, ecco, si creino le condizioni per poter riassorbire i medesimi, ma non solo, anche fare delle politiche di recupero e di sviluppo di quelle che possono essere le opportunità economiche e lavorative in quei determinati paesi. Quindi concordo pienamente sul fatto che si debba assolutamente cercare di non creare le condizioni perché appunto queste persone, che poi non sempre hanno la possibilità di essere rimpatriate o comunque sono costosissime anche sul piano del rimpatrio, ecco, abbiano, diciamo, la possibilità poi di essere recuperate nei luoghi di provenienza. Perché? Perché la forza è una, sicuramente è uno strumento fondamentale anche per, diciamo così, opporsi a quella che può essere la prepotenza, però bisogna usarla anch'essa con, diciamo, equilibrio. Quindi sotto questo profilo io credo sia molto importante trovare i punti di intesa con i paesi di provenienza, anche quelli che sono legati naturalmente alla restituzione di queste persone. Preciso come sempre Alvaro Cardin, Vivo Pordenone, già sindaco appunto della cittadinanza, della città stessa, grazie per essere stato in nostra compagnia, tornerà ai nostri studi la settimana prossima. Chiudiamo questa prima parte con un altro ospite, con Margherita Cusin del Codacons del Friuli Occidentale. Avvocato, di cosa ci parla quest'oggi? Parliamo di un'azione importante promossa dalla Codacons per quanto riguarda i proprietari di automobili diesel categoria Euro 3 che dal 1 ottobre fino al 31 marzo 2019 non possono circolare in alcune regioni. Per quale motivo? Perché è stato approvato un nuovo accordo per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'area, e in particolare del bacino padano. Quindi è un accordo che non riguarda il Friuli, però riguarda il vicino Veneto. Un accordo sottoscritto nel 2017 e la categoria diesel A3 era stata addirittura indicata da una normativa europea nel 1999.
Allora, chi interessa questo nuovo accordo che riguarda le regioni del nord, in particolare Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, riguarda ben 1 milione di autoveicoli, non solo i possessori di auto a diesel, ma anche di benzina. Uno dei difetti di questo accordo è che è disomogeneo per quanto riguarda l'applicazione. Cosa significa? Che ogni regione lo applica in maniera diversa, quindi le categorie di auto sono diverse a seconda della regione. In particolare nel vicino Veneto lo stop avviene dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 di mattina alle 18:30, e riguarda i diesel fino a Euro 4 e i veicoli a benzina Euro 0 o 1. Ci sono però delle eccezioni, in particolare per i veicoli guidati da automobilisti ultra settantenni, coloro che dimostrano che non possono recarsi nei luoghi di lavoro con mezzi pubblici, e inoltre sono esentati i cittadini che hanno un ISEE però dimostrabile inferiore ai 16.700 euro. Perché si è mossa la Codacons? Perché su questa normativa si è fatta, riteniamo, troppo poca pubblicità, perché i comuni interessati, che sono molti, non hanno ancora tutti deliberato, quindi c'è una grande incertezza, e inoltre non sono previsti degli incentivi, cioè si impone con questa normativa ai cittadini addirittura di cambiare l'auto per appunto poter circolare, e in cambio non si dà un aiuto. Cioè, pensiamo a una persona che non ha delle risorse per acquistare un'auto nuova, e questa è una gravissima lesione del diritto di proprietà, del diritto di circolazione di macchine che non sono così vecchie, perché l'Euro 3 è stato immatricolato fino al 2006, quindi non stiamo parlando di macchine vecchissime. Quindi per tutti coloro che sono interessati, ecco, come si fa a capire che tipo di macchina si ha? Si va a vedere nella carta di circolazione. E per ulteriori informazioni visitate il sito codacons.it, troverete anche tutte le modalità per scaricare la intimazione da inviare al vostro comune, alla vostra regione, per bloccare questa iniziativa e per chiedere appunto che vi siano degli incentivi all'acquisto eventualmente di un'auto appunto compatibile. Precisa come sempre, grazie all'avvocato Margherita Cusin del Codacons del Friuli Occidentale. Vi lascio adesso con un servizio girato oggi pomeriggio in piazza 20 settembre, in piazzetta Calderari, proprio anche dietro al municipio, un'occasione per inaugurare nuovi giardini urbani temporanei. Giustamente appunto è autunno, bisogna anche però rivitalizzare un po' la piazza appunto, poi che conoscerà anche la stagione invernale con le casette, con tutte le iniziative natalizie. Intanto appunto godiamoci questa bellezza, questo servizio realizzato da Giovanni Pacori con Agnese Nascimben. A seguire poi la borsa, tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e quella del vicino Veneto, poi la serata proseguirà all'insegna dell'informazione. Sindaco, allora, giardini urbani d'autunno, questa bella inaugurazione si ripete quest'anno non solamente qui in piazza 20 settembre ma anche in piazzetta Calderari dietro il comune. Ah, questa è un'iniziativa che serve ad onorare un patto stipulato appena insediati con la fiera e con Orto Giardino in particolare, che consente agli imprenditori del settore giardinaggio di esporre non all'interno della fiera ma utilizzando le nostre piazze, quindi un modo per abbellirle, per renderle più piacevoli senza far spendere un euro all'amministrazione comunale. Secondo aspetto è quello di anticipare un po' il clima natalizio. Del resto, per il 1° dicembre questa piazza cambierà ulteriormente, lasciando spazio alle casette, a tantissimi eventi, ad un programma ricchissimo di levatura internazionale, perché è una festa religiosa ma anche un'occasione per stare insieme, e soprattutto il Capodanno sarà qualcosa di assolutamente straordinario, non dico niente per non fare anticipazioni. L'altro aspetto è che questa piazza non può ospitare un giardino stabile perché i sottoservizi che ci sono qui non consentono di piantare alberi, però l'accordo con l'Orto Giardino consente in primavera e in autunno di vedere una piazza che cambia costantemente, quindi creare un po' di curiosità. Noi puntiamo molto sulla bellezza della città, ovviamente anche con le grandi opere, ma motivi di intrattenimento, dello stare insieme, di fare comunità, per far godere i cittadini di Pordenone della loro città bellissima e anche di portare gente da fuori a poter toccare con mano la qualità dell'intrattenimento, la qualità dell'aggregazione, la qualità della città di Pordenone, che secondo me va ulteriormente valorizzata. Oggi ero a parlare con l'assessore regionale del turismo e credo ci siano grosse sorprese. Pordenone è una città che ha tantissimo potenziale che deve essere ancora in parte espresso.
Ecco, ho visto una cosa simpaticissima che mi riporta quando ero giovane, cioè più o meno qualche secolo fa, il gioco dell'oca in piazza, spettacolare. Perché sia in questa piazza sia in piazzetta Calderari, gli imprenditori privati che hanno allestito queste piazze metteranno a disposizione delle ore per spiegare come si coltiva un giardino, come si fanno le manutenzioni delle piante, per fare momenti di divertimento con delle sfilate piuttosto che delle conferenze, ma anche domenica dedicando 3 ore per il gioco dell'oca per i bambini. Quindi un modo per venire in piazza, per stare con la famiglia e passare qualche ora in serenità. Presidente Pugliatti, si rinnova questa bella manifestazione, ma esposizione diciamo, no? Cioè Orto Giardino che arriva in piazza, secondo anno di questo giardino autunno che poi quest'anno si raddoppia in piazzetta Calderari. Sì, certo, questo è il prologo di Orto e Giardino del prossimo anno e quest'anno abbiamo pensato di raddoppiare, quindi non solo una piazza, ma cerchiamo di fare bella l'intera città. In collaborazione con l'amministrazione comunale noi pensiamo che la bellezza possa essere presentata, esportata e i cittadini ce lo chiedono e danno il loro gradimento a questo tipo di manifestazioni che per noi sono a costo zero perché ricordiamo sono tutto a carico delle aziende che presentano i loro prodotti, i migliori prodotti e le migliori aziende e noi li coordiniamo per avere un insieme di prodotti di eccellenza e la bellezza del per il territorio. Ecco, poi da domani comincia nel quartiere feristico appunto da voi 3 manifestazioni, una più bella dell'altra. Sì, abbiamo 3 manifestazioni, una dedicata alle spose, quindi riso e confetti, abbiamo poi Festival della Birra e abbiamo Estetica Show. 3 manifestazioni importanti, 3 ingressi diversi a disposizione dei nostri cittadini, di tutti quelli che lavorano e abitano il territorio. Il timido segno più in chiusura oggi, più 0,27% per il FTSE MIBE, più 0,29% per l'All Share, non sposta di molto il saldo ampiamente negativo di ottobre per Piazza Affari. Gli indici guida milanesi in questo mese hanno ceduto oltre l'8%, archiviando il secondo peggior mese dell'anno dopo agosto. L'azionario italiano ha pagato l'impennata dello spread e le conseguenti pressioni ribassiste sulle banche, ma anche il sell-off generale sui mercati con il Nasdaq è sceso di oltre il 9% questo mese e lo Standard & Poor's 500 di oltre il 6,5%. In occasione della giornata mondiale del risparmio, il governatore di Banca Italia non ha nascosto i timori sull'effetto che il balzo dei tassi dei BTP e dello spread sta avendo sia sui conti pubblici che sulle banche e sia direttamente che indirettamente sulle tasche delle famiglie italiane. Timori anche da parte del presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, di contro il ministro Tria ha difeso le manovre rivendicando la validità dell'obiettivo di deficit anche in caso di crescita più bassa. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, continua l'informazione per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, in questo caso dalla redazione di Udine, allora agevoliamo il tutto con il treno dei servizi. Maxi furto scoperto questa mattina a Udine, i ladri dopo aver sfondato una finestra blindata con un'ascia sono riusciti a mettere le mani sulla cassaforte che conteneva orologi per un valore di circa 30.000 euro. Un lavoro da veri professionisti, curato nei minimi dettagli, che ha consentito ai ladri di agire in pochi minuti, portando via un forziere del peso di 3 quintali. I danni complessivi sfiorerebbero i 100.000 euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Udine. Permane l'allerta meteo arancione fino a questa sera sul Friuli Venezia Giulia a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore. Saranno ancora possibili, informa la Protezione Civile, locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii e delle sponde fluviali. Nelle ultime 72 ore si sono registrate raffiche di vento fino a 200 km orari e in alcune aree sono caduti oltre 850 mm di pioggia a Casera Pradut. Permangono disagi lungo diverse arterie regionali, in particolare in Carnia, lungo la strada regionale 355. Ancora 12.000 le utenze prive di elettricità, mentre risultano evacuate ancora 7 persone. Se la tisana è stata risparmiata dall'inondazione del fiume Tagliamento, alla sua foce si fa la conta dei danni provocati, mixati alle mareggiate che hanno spazzato via porzioni di spiaggia, distrutto tensostrutture e lasciato tonnellate di ruderi.
mentre di sponda dell'argine destro e sinistro del Tagliamento, erosi dalla violenza delle acque in piena del fiume, in coabitazione con la mareggiata di ieri, con venti a oltre 100 km orari che hanno innescato il tutto. 25 volontari della Protezione Civile di Lignano Sabbiadoro stanno operando per asportare tutto quello che la piena ha lasciato lungo il suo percorso. L'amministrazione comunale, dal canto suo, in queste ore, con l'ausilio dei tecnici, sta monitorando la situazione a Pineta, Darsena e Riviera, l'epicentro locale del disastro, per la reale conta dei danni. Domani, giovedì 1 novembre, apre Good, 4 giorni dedicati a conoscere, degustare e acquistare la qualità del cibo che è storia e territorio. Stand aperti dalle 10. Gli eventi principali iniziano con il talk show inaugurale alle 11.30 su Cibo Virtuale, Cibo Reale con Sonia Peronacci, fondatrice di giallozafferano.it. A seguire il taglio del nastro con l'assessore regionale Bini. Alla sesta edizione parteciperanno aziende del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane, produttori e i protagonisti delle maggiori categorie professionali dell'agroalimentare e della ristorazione. Ingresso gratuito al Salone a tutti gli oltre 85 eventi a programma. Appuntamento fino al 4 novembre prossimo presso il quartiere fieristico di Torreano di Martignacco. Il cibo è una mappa sorprendente. Saperla leggere non è solo importante, ma anche affascinante. Una mappa che si muove nel tempo e nello spazio raccontando storie di uomini, di lavoro e di passioni, storie di territori e di prodotti, anni di ricerca e di innovazione. Good, sesto salone della specialità enogastronomiche e agroalimentari, che apre domani alla Fiera di Udine, racconta questo viaggio esponendo e spiegando il cibo negli stand, negli incontri, nelle degustazioni e nelle dimostrazioni che si alterneranno fino a domenica 4 novembre, lungo un programma che conta 85 eventi, nessuno da perdere, tutti gratuiti. Come gratuito è l'ingresso al salone. Realizzato in partnership con la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Good 2018 sono presenti aziende e produttori del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane, i protagonisti delle maggiori categorie professionali dell'agroalimentare e della ristorazione, associazioni e gruppi che mettono a disposizione dei visitatori il loro sapere e il loro saper fare nella scelta delle materie prime, nella lavorazione e trasformazione per arrivare al prodotto finale. A Rivignano, in largo Albino Perosa, dietro il campanile, l'ufficio ricerche neo-surrealiste applicate all'architettura presenta il progetto Esposizione di Sogno Progetti, connessioni territoriali, ponti per animali, disegnati da Stefano Toneato e Gianluca Driussi, studenti di architettura, e da Gian Bigiau, architetto. L'inaugurazione ieri sera proseguirà all'esposizione fino al 4 novembre in concomitanza dell'annuale Fiera dei Santi. Ma sentiamo il protagonista al nostro microfono, Giovanni Giau. Praticamente è un momento dove abbiamo cercato di costruire attraverso ragazzi che vengono a fare tirocinio dall'università, vengono dall'architettura di Udine praticamente. E abbiamo sviluppato due temi che apparentemente sono due temi impossibili quasi da realizzare, quindi li abbiamo sognati e nel sogno probabilmente non verranno mai realizzati. Uno, praticamente ci siamo posti il problema di come risolvere la questione del traffico nei centri urbani della bassa friulana, tipo La Tisana, Palazzolo, San Giorgio di Nogaro, Muzzana, da queste statali che tagliano in due i paesi e quindi le rendono invivibili e abbastanza insicuri. E anche il tratto, diciamo così, di Santa Caterina all'ingresso a Udine. E quindi il nostro sogno che comunque come idea nasce ormai nel 1995, quando insieme ad altri colleghi avevamo fatto un concorso alla Tisana dove avevamo ipotizzato di mettere la statale sopra la ferrovia, pensando che fosse il punto meno impattante sul territorio. E quindi poi attraverso questi ragazzi, dopo 20 anni, 25 anni, abbiamo sviluppato un particolare comune che è Toneato, abbiamo sviluppato il tratto tra il Basiliano e l'autostrada, diciamo, di Udine. E lui ha fatto il progetto sognando
la porta occidentale all'area metropolitana di Udine. Metropolitana, senti, questo posto, secondo progetto, un altro progetto che nel mondo ha già applicazione, che però qua in Italia non c'è, e sono i cavalcavia per gli animali selvatici. Qua noi nel nostro territorio abbiamo avuto parecchi incidenti con animali di una certa stanza e quindi diciamo che probabilmente si potrebbe creare anche a lungo andare un problema abbastanza frequente, quindi abbiamo individuato due tipi di fonti, eccetera eccetera. Non ci sono ultime notizie da aggiungere, non resta che ringraziarvi per l'ascolto, però come sempre vi ricordo ancora, dopo il break, le ultimissime dal Veneto. Bentrovati dunque anche dalla nostra redazione del Veneto. In apertura il maltempo, il governatore Luca Zaia chiede una sospensione delle scadenze fiscali per i paesi colpiti dall'ondata dei giorni scorsi, soprattutto quelli dell'area bellunese. Presenteremo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte il dossier, dice il presidente del Veneto Luca Zaia, al termine di un sopralluogo e chiederemo interventi, quelli finanziari li andremo a quantificare, ci sono misure auspicabili in questa fase sulle quali far mente locale, ad esempio procrastinare il pagamento delle tasse per i territori che non possono organizzarsi da Rocca Pietore, non è possibile per esempio inviare email e neppure fare telefonate. E si fa pesantissimo il bilancio del maltempo in Veneto, il primo calcolo è quello del miliardo di euro anche dopo il sopralluogo eseguito dalla regione oggi assieme ai tecnici dei vigili del fuoco e le autorità locali nelle zone più colpite del bellunese. Tra questa provincia e il trevigiano vi sono ancora 63.000 utenze elettriche fuori uso, in montagna alcune frazioni come appunto Rocca Pietra ai piedi della Marmolada sono isolati, raggiungibili solo con gli elicotteri. E il maltempo che si è fatto sentire con forza anche sui litorali, in particolar modo in quello di Jesolo, tutela e difesa della spiaggia dalle mareggiate, sempre al centro dell'attenzione. Il maltempo, specialmente nella zona della Pineta, ha mostrato ancora una volta la fragilità di questo tratto della spiaggia, la necessità di interventi strutturali per migliorare la protezione dell'arenire e rafforzare la stabilità del litorale. In questa direzione, tra l'altro, l'amministrazione si è mossa in questi giorni approvando in giunta la modifica e il potenziamento dell'accordo di programma pubblico-privato soprannominato Aldabra, finalizzato proprio alla realizzazione di opere a difesa della Pineta. L'accordo inizialmente sottoscritto prevedeva la realizzazione di un pontile di circa 200 metri dotato di struttura di ristorazione turistico-ricettiva nello specchio di mare antistante al complesso Merville. Successivamente era stata approvata una modifica che prevedeva la realizzazione al posto del pontile di nuovi pennelli in roccia, oltre ad opere pubbliche come parcheggi, marciapiedi e percorsi ciclabili lungo Viale Oriente. La nuova integrazione per consentire di destinare maggiori risorse all'urgente intervento di difesa marittima prevede una redistribuzione con il recupero degli importi destinati alle opere pubbliche rispetto ai circa 2 milioni di euro indicati nella precedente proposta e dedicati alle opere di difesa. La revisione dell'accordo individua quasi 1 milione di euro in più a sostegno di questo progetto, portando l'importo complessivo a poco meno di 3 milioni di euro. Questo consentirà appunto di realizzare 4 nuovi pennelli in roccia nel tratto compreso tra il villaggio Marzotto e il terzo accesso al mare di Viale Oriente. Danni da vento e mareggiate anche sulla spiaggia di Caorle, ma in generale anche in quella di Bibione. La spiaggia caorlota ha dovuto fare i conti con uno scirocco talmente intenso che le onde hanno spinto il mare fino alla passeggiata del lungomare Venezia. In Sacchetta, Levante, le cose sono andate decisamente meglio. I tecnici del consorzio Arenili Caorle Spiaggia hanno calcolato che i danni, sia quelli già quantificabili sia quelli indotti, ammontano a poco più di 500.000 euro.
E a Venezia, abbiamo visto anche nel corso della nostra pagina generale, non sono mancati i disagi, non è mancata ovviamente la conseguenza dell'acqua alta straordinaria ad 1,56 m, salvati dalla Salsedine, i due arazzi da 1 milione di euro firmati dal grande artista Joan Miró, che nella notte fra lunedì e martedì si erano inzuppati per l'eccezionale acqua alta in laguna. La razzeria Scassa di Asti, realizzatrice degli stessi, alla quale erano stati affidati per scongiurare i danni dovuti alla Salsedine, hanno compiuto un miracolo ripristinando in tempi da record le due opere realizzate su commissione del maestro surrealista spagnolo. E tra l'altro, dopo quella catastrofica del 27, 28 e 29 ottobre, una nuova perturbazione è in arrivo sul Veneto. Non sarà devastante, fanno sapere gli esperti di ARPAV, come la precedente, ma preoccupa al punto che il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha prolungato fino alle ore 14 di venerdì 2 novembre l'allarme rosso per criticità idraulica sulla rete secondaria e criticità geologica sui bacini Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, allarme arancione per criticità sulla rete idraulica principale in tutto il territorio. Conta dei danni iniziata anche per agricoltori e pescatori, tecnici di Avepia e Genio già sul territorio, perdite pesanti per allevamenti, seminativi e molischi coltura. Sentiamo. A memoria d'uomo, agricoltori e allevatori del Bellunese non ricordano un evento di simile intensità e devastazione. Alla sede regionale di Avepa e alla direzione regionale del settore primario di Via Torino a Mestre stanno arrivando già le prime segnalazioni per iniziare la conta dei danni. L'assessore regionale all'agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan, assieme al direttore di Avepa, Fabrizio Stella, hanno avviato le procedure per una prima ricognizione dei danni subiti da agricoltura, allevamento e pesca a causa di piogge, frane, esondazioni, mareggiate e acqua alta, ma anche interruzione del servizio elettrico e crollo di strade e infrastrutture. Avepa da oggi è già presente sul Feltrino con i propri tecnici per monitorare l'evolversi della situazione e fare una prima ricognizione dei danni. Per la stima complessiva, ha detto l'assessore, bisognerà attendere la fine dell'emergenza, che purtroppo ancora non si è conclusa, considerando che le previsioni parlano di altra pioggia nei prossimi giorni. Intanto sono partiti i primi sopralluoghi dei tecnici regionali e di Avepa in base alle segnalazioni che arriveranno dai comuni e dalle associazioni di categoria, con l'obiettivo di quantificare e documentare l'entità dei danni. La macchina di Avepa è già rodata per circostanze di questo tipo e risponderà in maniera come sempre tempestiva alle richieste del territorio. Siamo in contatto con le associazioni di categoria, dice ancora l'assessore. Al momento attuale le aree più colpite risultano essere la provincia di Belluno, l'altopiano di Asiago, il massiccio del Grappa e le aree del Veneto orientale attraversate da piave e tagliamento. Per quanto riguarda infine le colture, le più colpite sono la soia e la semina del frumento. Quanto alla pesca professionale, i danni derivano dallo stop imposto ai pescherecci dai forti venti e dalle mareggiate, ma si temono perdite sensibili anche per la miticoltura. Il trevigiano denuncia perché si è rifiutato di abbandonare l'area golenale del Piave. L'annuncio arriva dal commissario straordinario di Ponte di Piave, Pietro Signoriello. Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni. Riprende a piovere, le preoccupazioni sono tutte per il fiume Livenza. Oggi all'alba ha superato quota 4 metri, al di sotto di almeno un metro dalla cosiddetta soglia di rischio a Motta. Il problema però sta più a nord, il Noncello, che sfocia nel Meduna, è più basso, da 8 metri è sceso a 7. Sfocia nel Meduna, che si mantiene costante tra i 10,29 e i 10,30 metri all'ingresso del Livenza. È una quota molto rischiosa, poiché tornando a piovere, come insomma di fatto è previsto, potrebbe verificarsi la totale assenza di vento a Caorle, dove il fiume sfocia. Appunto, il corso era di gran lunga al di sotto oggi del livello di guardia al Ponte della Salute, frazione di San Stino. Il fiume si presentava limaccioso e parzialmente occupava l'argine interno nelle località di Sant'Alò, dove alcune passerelle sono finite sott'acqua, ed anche nella zona di Biverone.
Cambiamo completamente argomento, caschetti refrigeranti per ridurre la perdita di capelli ai pazienti in chemioterapia. Oggi l'azienda sanitaria numero 4 del Veneto Orientale ha presentato la novità, che tra l'altro avviene nel mese della prevenzione del tumore al seno, con la partecipazione del direttore generale dell'US4 Carlo Bramezza, del direttore dell'oncologia Daniele Bernardi e delle associazioni di volontariato dell'AVO e Andos, oltre al personale medico e infermieristico. L'azienda sanitaria, assieme ad associazioni di volontariato, imprenditori, commercianti e semplici cittadini, ha provveduto ad acquistare 3 apparecchiature tra le più evolute in commercio. Un percorso di sensibilizzazione per le imprese di Porto Gruaro orientato alla sensibilità ambientale a partire dal centro città. È questo l'obiettivo di Porto Green per una Green Town Economy, un seminario promosso da Confcommercio Porto Gruaro, Bibione e Caorle, in programma il prossimo 7 novembre dalle 15 alle 17, dedicato al settore del food dalle 20 alle 22 per il no food commerciale. Un evento che si svolgerà presso la sede in Borgo Sant'Agnese, proprio a Porto Gruaro. Affidamento, restiamo nella città sulle rive dell'Emene, dei lavori del campanile del Duomo di Sant'Andrea. Se ne è parlato oggi a Porto Gruaro, sentiamo il sindaco Maria Teresa Senatore. È un momento importante, però è una tappa del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, unitamente alla parrocchia, unitamente alla curia, per fare in modo che questo bene sia tutelato e per fare in modo che sia tutelata la sicurezza dei cittadini. Con oggi iniziano anche dei lavori importanti dal punto di vista della sperimentazione, perché questo evento di confinamento e monitoraggio è un evento che si configura, non dico come unico, ma come un evento rilevante nella storia della messa in sicurezza dei campanili e delle torri campanarie. Quindi a Porto Gruaro avremo anche questa esperienza di tecnica e di controllo dei fabbricati. È con grande soddisfazione quindi che abbiamo visto oggi la consegna del cantiere all'impresa da parte della sovrintendenza, che curerà tutta la parte progettuale e la parte esecutiva, ovviamente in collaborazione col Comune di Porto Gruaro. Con grande soddisfazione, perché nell'attività sinergica tra istituzioni e con tutti coloro che possono contribuire alla risoluzione, a un risultato, ovviamente si arriva a risultato. Grande festa nei giorni scorsi per i 130 anni del Museo Nazionale Concordiese, una festa ovviamente in uno dei più antichi luoghi d'Italia, il primo ad essere costituito in Veneto per volontà dell'avvocato Dario Bertolini. Un pomeriggio di festeggiamenti sicuramente per questo traguardo raggiunto. Sentiamo Elena Pettenò, funzionario archeologico della Soprintendenza delle Belle Arti, intervistata dal collega Maurizio Conti. È decisamente un luogo importante per l'archeologia italiana, sia per i manufatti che contiene, che sono il risultato e di collezioni che hanno una lunga storia, e di scavi iniziati già sullo scorcio dell'Ottocento, ma poi proseguiti nel tempo. Un museo voluto fortemente da Dario Bertolini, che ne fu il primo direttore e che appunto il 28 ottobre del 1888, 130 anni fa, inaugurò questa struttura che tuttora mantiene il suo impianto originario. Al di là della peculiarità appunto dei materiali conservati, che hanno una lunga storia e ciascuno ha la propria storia, il museo preserva anche un valore ulteriore, quello di rappresentare lo spaccato di una storia, di un'Italia che ha vissuto, dopo il Risorgimento, tutte le tappe per arrivare all'unità d'Italia, nel momento in cui appunto nel 1871 Roma diventa capitale, nasce anche una direzione speciale dedicata agli scavi dei monumenti nell'ambito del Ministero dell'Istruzione Pubblica, al cui capo venne messo Giuseppe Fiorelli, che interloquì con Dario Bertolini, e da lì l'archeologia, che era strettamente locale, diventa un'archeologia prima del Regno e poi d'Italia. Anche le nuove tecnologie possono essere declinate a favore dell'archeologia, anzi grazie alle nuove archeologie, alle nuove tecnologie, si riesce a operare sempre di più analisi approfondite di costruzioni tridimensionali. È possibile anche vedere quello che non è più visibile, soprattutto a livello di scavi.
il sottosuolo italiano, quello di Porto Guaro, quelle di tutte le città del Veneto, qui soprattutto dei capoluoghi del Veneto, preservano ancora palinsesti di storia del passato, quindi l'archeologia c'è, sta sotto i nostri piedi, ci si cammina sopra. A San Donà di Piave la giunta comunale ha recepito la versione definitiva del master plan della cittadella dello sport. Questo obiettivo raggiunto è quello del master plan, che rappresenta uno strumento di pianificazione urbana e di fatto i principali assi di sviluppo di questa cittadella ruotano attorno allo stadio d'avanzo per quanto riguarda la sua complessiva ristrutturazione e trasformazione da campo secondario a stadio del calcio principale in sostituzione dello stadio Zanutto, oggetto di altra trasformazione. Secondo asse di sviluppo prevede una serie di nuovi impianti nell'area retrostante al Palasport Barbazza, che prevede la realizzazione su iniziativa privata di una palestra di roccia coperta di grandi dimensioni predisposta per competizioni internazionali. Nella stessa area si prevede la realizzazione di un impianto di allenamento con 3 palestre omologate adatte a ospitare diverse attività sportive. Ultimo intervento nell'area richiesto da molte società sportive, la realizzazione di un edificio foresteria con servizi al piano terra destinato ad ospitare atleti e tecnici non residenti in zona. In foto il render appunto dell'intervento. Ed ora andiamo in quella di Torre di Mosto, dove un automobilista è stato sorpreso con la droga in auto. Il servizio. Un 40enne residente ad Eraclea è finito agli arresti domiciliari a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri ieri sera a Torre di Mosto. In via Staffolo, infatti, una gazzella dei militari dell'arma ha provveduto al controllo dell'utilitaria con a bordo il soggetto. Il conducente, appena vista la pattuglia e prima ancora di fermarsi, si era chinato verso il cassettino posto di fronte al sedile anteriore lato passeggero. Una manovra sospetta che non è sfuggita all'occhio attento dei carabinieri. A seguito di un controllo del veicolo, dal cassettino in questione sono spuntate 7 dosi di stupefacente del tipo cocaina. Sotto al sedile c'era un altro sacchetto contenente invece circa 30 grammi di marijuana. L'uomo ha messo subito come lo stupefacente fosse di sua proprietà. I militari dell'arma hanno poi esteso la perquisizione anche a casa, recuperando alcune dosi di marijuana, cocaina e hashish, oltre al classico necessario per lo spaccio come ritagli di cellophane e bilancino elettronico. Al momento i carabinieri stanno valutando se l'arrestato agisse da solo o con la collaborazione di qualche complice. Un'altra notizia, la fiera di Pordenone, giovedì 1 novembre, domani apertura alle ore 10 di riso e confetti. Giorno 1 novembre e 4 novembre, apertura dalle ore 10 alle ore 19, giorno 2 e il 3 di novembre, apertura invece dalle 14 alle 19. Prima di lasciarvi una notizia appena giunta in redazione, Porto Gruaro, le conseguenze del maltempo sono state molto importanti, il vento ha battuto la copertura, pensate, dell'impianto di pattinaggio che ospita gli allenamenti del gruppo Division, 4 volte campione del mondo e attuale vice campione. Possiamo vedere anche nelle foto quanto causato dal maltempo, gli atleti al momento non si possono più allenare, la vicenda è seguita dalla amministrazione comunale, la città ovviamente che si mobilita per i suoi campioni e che ovviamente cercherà di fare tutto il possibile per ovviamente ripristinare il tutto il prima possibile. Purtroppo il maltempo ha causato danni e anche qui a Porto Gruaro le sue conseguenze si sono fatte sentire. E come? Con quest'ultima notizia era davvero tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Giovedì, cielo molto nuvoloso coperto, precipitazioni probabilità alta 75-100%, saranno estese andando da sud-ovest a nord-est, da discontinue a modeste e frequenti moderate e in qualche abbondanti su zone montane. Pedemontane e pianura tra Trevigiano e Alto Veneziano. La quota neve nel corso della giornata passerà da 1800-2000 a 2300-2500 metri. Temperature rispetto a mercoledì generalmente saranno in aumento anche sensibile.
nelle ore diurne stazionarie nelle valli e in calo leggero moderato sulla pianura. 20. Scirocco sulla pianura moderato teso fino al mattino e debole moderato dal pomeriggio, con rotazione da sud-est a nord-est, andando dalla costa alla pedemontana, nelle valli debole in alta montagna teso forte. Mare mosso.